Sei un videomaker e sei alle prese con le impostazioni video di Canon EOS R5? Oggi ti farò vedere quali sarebbero le impostazioni che utilizzerei io se mi ritrovassi a girare un video con questa videocamera e ti spiegherò anche il perché di ogni singola scelta. Cominciamo col dire che si tratta di una videocamera professionale molto molto complessa, per cui le opzioni saranno un po' e vi chiederò un po' di pazienza. Vi consiglio tuttavia di guardare il video fino alla fine, perché se saltate anche solamente uno dei passaggi rischiate di configurare male la vostra videocamera e quindi vi ritroverete con un risultato che non è quello di cui avevate bisogno. Ciao a tutti amici, io sono Cesare e oggi vi parlo, come detto, di Canon EOS R5. Andremo infatti a vedere quali sono le specifiche video che possiamo impostare in questa videocamera e anche il motivo di ogni singola scelta che io personalmente vi consiglio di fare. A questo proposito, se l'argomento vi interessa, io vi invito anche a iscrivervi a questo canale, perché escono sovente dei video dedicati a questa e altre videocamere di fasce anche diverse. Andiamo a esaminare i pro e i contro e andiamo a vedere quali sono le mie preferite personalmente e perché, il che può essere un ottimo spunto per andare a fare i vostri acquisti. E ora andiamo a incominciare. Molto bene, la prima cosa da fare ovviamente è andare ad accendere la nostra videocamera. Come potete vedere mi dice nessuna card inserita. Ora noi andiamo a premere il pulsante mode e andiamo a premere il pulsante info. Questa è una modalità di switch tra foto e video che, come già detto molte volte, a me non piace, ma tant'è. La prima cosa che facciamo, andiamo a selezionare M, quindi modalità manuale per il video, altrimenti poi ci ritroviamo con dei bei pasticci. A questo punto siamo pronti per accedere al menu video. La prima cosa di cui ci rendiamo conto è che qui stiamo registrando a 25 frame al secondo. Io questo non lo voglio assolutamente, per cui scorro avanti, arrivo fino alla seconda tab del menu chiave inglese e qui vado a selezionare sistema video NTSC. Questa è la prima cosa da fare, perché in questo modo vedete che se io torno indietro adesso ho la possibilità di scegliere i 29 frame al secondo, per esempio, e qui abbiamo la nostra schermata dove possiamo scegliere la qualità con cui vogliamo registrare. Questo è un po' il cuore della nostra interfaccia video. Noi qui infatti possiamo scegliere tra due diversi tipi di video 8K, quindi abbiamo l'8192x4320 oppure il 7680x4320, e qui abbiamo il nostro 4K e il nostro 4K a 4096. Sono le due tipologie differenti di schermo cinematografico. Abbiamo poi il nostro Full HD. Come potete vedere, per ognuna di queste opzioni abbiamo diversi frame rate. Per esempio, per l'8K possiamo andare a selezionare 23,98 o 24 oppure 29,97 frame al secondo. Per l'8K U abbiamo invece a disposizione soltanto i 30 e i 24 frame al secondo. Per il 4K li abbiamo a disposizione tutti, compreso il 59,94. Questo è molto interessante. Per il Full HD li abbiamo a disposizione tutti tranne il 24, abbiamo il 23,98 che comunque va bene. Per il Full HD non abbiamo la possibilità di registrare in RAW, ma soltanto in IPB e OLI. Se andiamo sul 4K abbiamo le stesse identiche opzioni, quindi possiamo registrare in OLI o IPB o IPB compresso. Identicasi per l'8K U, se andiamo sull'8K D ecco che abbiamo la possibilità di registrare in 8K RAW, e questo è il formato di qualità maggiore che possiamo ottenere da questa videocamera. Quindi 8KD in versione RAW è in assoluto il tipo di filmato più pesante, quindi quello che contiene la maggiore quantità di informazioni, quindi quello che ci darà la possibilità di essere più incisivi nella nostra post-produzione. Vi dico in tutta sincerità che, per quanto mi riguarda, questa è una qualità estrema che non serve quasi mai nella vita, per cui personalmente la mia scelta sarebbe quella di un 4K, quindi un 4K a 3840. Raramente userei il 4096, più spesso mi ritrovo a usare il 3840 e andrei a utilizzarlo indipendentemente in OLI o IPB a seconda di quello che devo fare. Ovviamente il formato OLI mi dà una qualità un po' maggiore, quindi dipende se lo devo maltrattare oppure se posso stare tranquillo e utilizzarlo con leggerezza. Queste sono le impostazioni che andremo a utilizzare per la qualità di acquisizione del nostro video. Spostandoci sulla seconda voce di menu vedete che abbiamo frame rate alto. Io questo lo lascio disattivato, questa è una modalità che andiamo ad attivare se vogliamo girare a 119 fps. In questo momento lo lascio disattivato perché non è questo il caso. Modalità 4K HQ parimenti rimane disattivata perché in questo momento non la usiamo. Andiamo avanti e qui abbiamo la sensibilità ISO. Possiamo impostare la nostra sensibilità ISO nativa, in questo caso io andrei a metterla su 800 ISO perché è quella nativa di questa fotocamera. Dopodiché vedete che abbiamo la gamma ISO, quindi stiamo dicendo alla nostra fotocamera qual è il massimo che può raggiungere, e come potete vedere il massimo per il video è 51.200 ISO, che è tantissimo, però questo è già la versione espansa, quindi avrà un sacco
sacco di rumore, per cui secondo me è molto meglio lasciarlo a 25.600, che comunque è già uno sproposito. Massimo per la modalità automatica 25.600. E qui abbiamo una cosa molto interessante: massimo per auto durante i timelapse. Io in questo caso lo metto di nuovo a 25.600 proprio perché farò dei timelapse con questa videocamera, quindi mi interessa molto. Impostazioni HDRPQ le lasciamo off, ottimizzazione della luce la lasciamo off, priorità tonalità chiare lo lasciamo off, questo va tutto bene così. Bilanciamento del bianco in questo momento è su auto white balance, lo cambierò poi a seconda della mia scena ovviamente. Personalizzato niente, correzione white balance non la tocchiamo, stile foto questo potremmo toccarlo, impostazioni Canon log, questa anche è una cosa molto importante perché se noi attiviamo il log, in questo caso io utilizzerei il C-Log 3, qui abbiamo una serie di opzioni tipo assistenza visiva, sì, perché l'assistenza visiva mi permette, anche se sto girando in log, di vedere un'immagine carina a monitor, quindi mi rendo conto meglio di cosa sto facendo invece di vedere l'immagine log che è molto grigia, per cui assistenza visiva sì. Caratteristiche, qui una cosa che io vi dico che faccio quasi sempre è che vado sulla nitidezza e vado a portare l'intensità a circa metà, questo semplicemente perché la nitidezza del file log nativamente non mi piace mai, è troppo morbido e in questa maniera riesco ad avere quello che mi serve. Spazio colore, anche questa è una cosa importante perché il BT709 potrebbe non essere il migliore per i miei intenti, è un ottimo profilo per quanto riguarda i nostri monitor e le nostre trasmissioni, però io potrei scegliere il BT2020 se avessi a che fare con una trasmissione di altissima qualità, o potrei addirittura scegliere Cinema Gamut se voglio avere una maggiore incisività e soprattutto se il mio è un filmato che ha velleità cinematografiche. Proseguiamo nell'esplorazione del nostro menu, correzione aberrazione dell'obiettivo, questo dipende dall'obiettivo che state usando, correzione illuminazione periferica la possiamo anche lasciare, vi rimuove la vignettatura, correzione distorsione vi elimina un po' di distorsione, in questo caso io la lascio off perché sto usando lenti che ne hanno molto poca e quindi preferisco che la camera non intervenga, correzione aberrazione cromatica e correzione diffrazione, in questo caso per il video io vi consiglio di lasciarle on così abbiamo meno processazione da fare a video terminato. Modalità di stabilizzazione IS, in questo caso possiamo utilizzarla perché questa video camera ha il sensore stabilizzato, quindi potremo andare a utilizzare questo tipo di stabilizzazione. Io non la userò perché utilizzerò la camera solamente su cavalletto, quindi non ne ho bisogno. IS digitale, questo non lo userei comunque perché non sono tanto fan, lo lascerò off anche in questo caso. Se fate riprese a mano libera potete pensare di abilitare queste due funzioni. Arriviamo alla sezione dedicata all'autofocus. Qui c'è molto poco da dire, io vi rimando sempre a un video che ho già realizzato in cui parlavo approfonditamente dell'autofocus. Ovviamente su una videocamera come questa l'autofocus è molto progredito, per cui possiamo scegliere che tipo di soggetto rilevare, se persone, animali o veicoli o anche nessun soggetto, in questo caso io di solito lo lascio su persone perché è la cosa che faccio più spesso. Rilevamento occhi attivo, quindi nel caso stiamo fotografando degli esseri viventi andremo sempre a rilevare gli occhi. EIF servo filmato attiva, quindi la fotocamera andrà continuamente a cercare il punto di messa a fuoco migliore. Impostazioni di picking manual focus, questo io vi consiglio di lasciarlo sempre attivo, con livello alto e colore dipende dalla scena che state facendo, vi consiglio di lasciarlo attivo così nel caso passaste a fuoco manuale avete questa guida che vi aiuta. Guida di messa a fuoco pure io vi consiglio di lasciarla sempre attiva perché vi aiuta comunque nel momento in cui focheggiate a mano. Velocità EIF servo filmato, questa è una cosa che potete stabilire in base alla scena che state riprendendo, diciamo che normalmente lasciarla su standard è un buon punto di partenza. Controllo selezione metodo di autofocus, tasto multifunction, quindi il tasto multifunction avrà la possibilità di cambiare il tipo di messa a fuoco che stiamo utilizzando, anche questo è interessante se dobbiamo cambiare tipo di scena durante la nostra ripresa. Anello di messa a fuoco, questo per qualcuno può essere interessante perché andiamo a invertire la direzione della messa a fuoco del nostro anello. Andiamo avanti nei menu e andiamo sul menu 5 della nostra ripresa e abbiamo per esempio avviso sovraesposizione, in questo caso io lo voglio attivare perché questa è una cosa che mi aiuta. Display punti di autofocus, anche questo lo voglio attivare così vedo dove stavo mettendo a fuoco. Per quanto riguarda le opzioni di connettività wifi non ne parliamo in questa sede perché non c'entrano proprio con il video, ecco. Per quanto riguarda questa sezione io vi consiglio ovviamente di impostare l'ora e la data correttamente così troverete i vostri file in ordine una volta che sbobinate la memory card, vi consiglio anche di impostare la lingua con cui siete più familiari e vi consiglio anche di perdere qualche minuto per impostare il copyright sulla vostra camera in maniera tale che rimarranno dei metadati che attestano che le riprese sono opera vostra. Per quanto riguarda le nostre opzioni audio qui c'è un passaggio molto importante, ovvero compressione audio vogliamo
disattivarla perché non vogliamo che il nostro audio venga processato in camera. Sempre parlando di audio, tornando indietro una cosa che non vi avevo detto, in questa schermata del menu, quindi il menu 2 della chiave inglese, abbiamo la possibilità di regolare il volume delle nostre cuffie nel caso stessimo facendo monitoring dell'audio che stiamo ricevendo in camera. Ultima cosa che possiamo andare a fare su questa camera prima di terminare la nostra configurazione per il video è andare a creare una scheda My Menu che possiamo chiamare come vogliamo, quindi possiamo chiamarla per esempio il mio menu video, e qui andiamo a inserire le opzioni video che modifichiamo più spesso. Per cui per esempio se modifichiamo spesso la qualità e passiamo magari tra 4K e 8K, possiamo inserire questa prima voce di menu nel nostro menu personalizzato in maniera tale da recuperarla con facilità e poter andare a modificare le impostazioni. Molto bene, come avete visto le opzioni sono molte. Questa è una videocamera che non è facile da usare, tenete anche conto che è una videocamera di una certa qualità che ammicca a un certo tipo di professionismo, quindi io non vi consiglierei mai di comprare uno strumento del genere e poi di usarlo run and gun in giro puntando le cose a caso. Quindi questa è una videocamera che dà una qualità estrema, dà una qualità che è assolutamente eccessiva per certi versi, non è assolutamente adatta a un ambito consumer, quindi per quanto mi riguarda una camera del genere la utilizzerei sempre e solo per delle produzioni di un certo livello, la utilizzerei riggata, e nonostante sia una fotocamera e videocamera con un'ottima gamma dinamica e con un ottimo bit depth, andrei sempre a cercare di utilizzarla in un contesto di luce controllata e di colore controllato in maniera tale da fare in modo che la camera si esprima al meglio, ma che anche la scena si esprima al meglio, perché un conto è avere una buona videocamera e inquadrare le cose a caso, un conto è avere un'ottima videocamera, avere una scena ragionata e fare delle riprese con un senso. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, in questo caso vi chiedo di lasciare un bel like a questo video e iscrivervi anche al canale. Io e R5 vi diamo appuntamento al prossimo video.